Vangelo è proprio quello della sera di Pasqua, quando questi discepoli, tristi, pensierosi, turbati nel loro cuore, tornano verso casa, un po' sfiduciati. Ma Gesù, il risorto, cammina con loro, si pone al loro fianco. Questa è la prima verità che vogliamo annunciare. Il risorto è colui che cammina con noi, cammina nella sua chiesa, cammina accanto al suo popolo. E questo ci fa gioire immensamente, sapere che il Signore Gesù non ci abbandona, ma cammina con noi, soprattutto nei momenti di sconforto, soprattutto quando sentiamo di essere sfiduciati, un po' come erano questi discepoli. Alla domanda del Signore, loro rispondono, hanno portato via il Signore. Sei così straniero da non sapere quello che è successo. Capite come Gesù deve compiere un cammino spirituale, una catechesi con loro, e comincia a parlargli delle scritture, dei profeti, di Mosè, di quello che era stato annunciato della venuta del Figlio di Dio, proprio perché la parola di Dio possa in qualche modo dare speranza a questi discepoli, possa in qualche modo aiutarli ad aprire gli occhi e a riconoscere la presenza di Gesù. È bello notare come il Signore è molto discreto. Lui non si manifesta in un modo spettacolare, ma lo fa con grande semplicità, percorrendo un tratto di strada. Ci vuole tempo nella vita per riconoscere la presenza di Gesù risorto. Non è qualche cosa di immediato, non è qualche cosa di superficiale, di sentimentale, qualcosa che mi scuote lì per lì, ma riconoscere Gesù risorto che cammina accanto a noi ci vuole del tempo. Bisogna meditare, bisogna cercarlo nelle scritture, bisogna capire. È tutto il percorso, il cammino che deve fare ogni discepolo del Signore Gesù, che vuole veramente scoprire la presenza del risorto accanto a lui. Ma a un certo punto, quando il Signore Gesù sembra volermi lasciare, ecco l'invito. Quando furono vicini al villaggio, egli fece come se dovesse andare, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Che bell'invito, resta con noi. È l'invito che vorremmo tutti quanti noi questa sera innalzare al Signore Gesù. Resta con noi, non ci lasciare, perché si fa sera. Soprattutto resta con noi in questo tempo così difficile, così tribolato. Abbiamo bisogno di te, non te ne andare. Io credo che questa invocazione deve accompagnarci in modo speciale in questo tempo di Pasqua di questo anno. Resta con noi, Gesù. Resta con noi, o Signore, che sei il risorto, il vivente. Resta con noi perché in te noi troviamo speranza, in te noi troviamo fiducia, in te noi troviamo coraggio. Resta con noi.
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. L'Eucaristia, il pane spezzato, dopo aver accolto la parola del Signore, è il segno della presenza di Gesù nella sua Chiesa. E nell'Eucaristia che noi troviamo Gesù presente in mezzo a noi. Tant'è che ai discepoli si aprirono gli occhi, gli ardeva il cuore mentre Gesù parlava con loro, e tornarono senza indugio là da dove erano partiti, Gerusalemme, dove erano gli apostoli, lì dove è avvenuta la passione, morte e risurrezione di Gesù. Si erano allontanati dal centro dell'esperienza della fede, della Pasqua del Signore, e più si allontanavano e più il loro cuore diventava triste, ma incontrando Gesù nell'Eucaristia, ecco il desiderio di ritornare alla fonte, di ritornare a Gerusalemme, di ritornare là dove tutto era accaduto, per farsi testimoni. Davvero il Signore risorto, davvero il Signore è apparso a Simone e agli altri. Questo annuncio pasquale ora diventa il nostro desiderio. Anche noi, come i discepoli di Emmaus, siamo confortati dalla presenza del Signore Gesù risorto. Anche a noi le scritture hanno aperto gli occhi. Anche a noi l'Eucaristia ci ha fatto ardere il cuore. E anche noi, come loro, vogliamo annunciare al mondo intero la risurrezione di Gesù, il Signore che dà significato alla nostra esistenza, alla nostra vita, al nostro impegno quotidiano. A te, Signore, affidiamo tutto noi stessi. A te affidiamo le nostre comunità, la nostra Chiesa. A te affidiamo il mondo intero, affinché tu possa avvolgerti